Un arbitro che sembra fatto in casa, lo svizzero Roy Van Nooyhold, permette a Lino Mastellaro in pantaloncini neri di strappare un match pari al francese Gracie Lamperti. Sul ring dello stadio Flaminio a Roma, i due piuma si contendono la corona europea detenuta da Lamperti. L'italiano è continuamente all'attacco, ma è il francese che porta i colpi più rapidi e più precisi. Provato dallo sforzo che Mazzi addice alla sua età, il campione riesce tuttavia a tenere egregiamente il campo, senza accusare la fatica. Anche perché l'azione del suo avversario è frammentaria e si spezzetta continuamente in assaggi privi di un affondo decisivo. Mastellaro ha perso l'autobus che poteva portarlo al capolinea del titolo. Pur avendo spesso l'occasione buona per accumulare punti preziosi, se la lascia sempre sfuggire banalmente. Dopo queste brevi sfuriate, che assorbe grazie alla pratica di vecchia volpe del ring, il francese esce dalla mischia non molto provato. Si rinfranca e parte a sua volta all'attacco, mettendo il nostro pugile in difficoltà. La storia si ripete per quasi tutto l'arco delle 15 riprese. Il gong trova Mastellaro con un occhio pesto e il naso gonfio. Il match pari in fondo accontenta tutti e due i contendenti. Mastellaro perché non ha perduto l'incontro, Lamperti perché non ha perduto il titolo. Ed è forse per questa ragione che i due, dopo essersele date di destra e di sinistra per 45 minuti, si abbracciano con più effusione del solito.